Dalla redazione de Il Dolomiti sono Marta Manzoni e questo è Da Quassù, il podcast settimanale che parla di montagne e terre alte a 360 gradi. Bentornati ad Acquassù, un podcast nato per offrire diverse prospettive sulla montagna, dando voce a chi la vive, la studia e la ama. L'ospite di oggi è Jacopo Larker, uno degli scalatori più forti, completi e versatili del panorama internazionale. La sua carriera di alpinista mostra una continua evoluzione. Nato e cresciuto in Alto Adige, muove i primi passi verticali all'età di 10 anni in palestra. Poco dopo entra in contatto con il mondo delle competizioni e si classifica secondo nella sua gara di esordio. In seguito vince per diversi anni i circuiti nazionali giovanili nelle specialità boulder e lead e gareggia anche all'estero con la nazionale italiana. Dopo la vittoria del campionato italiano assoluto boulder nel 2010, sceglie però di abbandonare l'universo agonistico. Spinto dal desiderio di affrontare nuove sfide, il suo interesse si sposta verso le diverse sfaccettature dell'arrampicata, passando dalla scalata cosiddetta trad alle big wall, dall'ice climbing fino alle spedizioni internazionali. Nel 2019 ha effettuato la prima salita di Tribe, considerata la via trad più difficile al mondo. Sono seguite altre salite impegnative, che includono scalate sportive fino al grado 9A+, e trad route di grado E11. Jacopo, nel corso degli anni, hai continuato a ripetere e aprire vie molto difficili, fino a quando la tua scalata ha intrapreso un grande cambiamento. Ci racconti meglio cosa è avvenuto e quale importanza attribuisci al cambiamento? Ah, per me il cambiamento è, diciamo, l'unica costante nella mia vita, nel senso che lo vedo come una grandissima opportunità per crescere e maturare come persona e anche per, sinceramente, mantenere alta la motivazione, nel senso che per carattere faccio fatica a fare sempre la stessa cosa all'infinito, sempre bisogno di piccoli o grandi cambiamenti. Quindi in arrampicata, appunto, mi piace, diciamo, variare tra le varie discipline, e questo, appunto, continuo cambiamento mi aiuta a mantenere sempre alta la motivazione per l'arrampicata. Ritieni che sapere cambiare sia un aspetto importante nella vita? Secondo me sì, è molto importante, perché spesso ci focalizziamo solo su una determinata cosa, magari riusciamo bene e evitiamo di buttarci in qualcosa di nuovo, che può essere anche qualcosa di molto positivo nella nostra vita, nella vita come nello sport, come nelle relazioni umane. Quindi secondo me il cambiamento è una cosa molto molto importante, che però appunto non è sempre facile, diciamo, metterlo in atto, perché soprattutto se riusciamo a fare bene qualcosa, ci troviamo in un ambiente, diciamo, che conosciamo bene, protetto, è difficile, diciamo, buttarci poi in una nuova avventura e, diciamo, uscire da questo ambiente conosciuto per buttarci in qualcosa di sconosciuto. Sei cresciuto in Alto Adige, ma negli ultimi anni hai viaggiato molto per l'arrampicata, passando sempre più tempo su big wall e vie trad. Insieme a Barbara Zanger, fortissima scalatrice e tua compagna, hai ripetuto diverse vie su El Capitan, in Yosemite, che è diventato uno dei vostri posti preferiti. Come mai è così speciale e in cosa si differenzia dalle tue Dolomiti? Yosemite è un po', diciamo, la mecca dell'arrampicata internazionale, soprattutto su, appunto, le cosiddette big wall, grandi pareti. E è un posto ricco di storie, dove appunto sono state scritte pagine della storia dell'arrampicata, e soprattutto è un posto fantastico, incantevole, con un potenziale infinito per nuove vie e pieno di vie già esistenti. E per noi quindi si è trasformato ben presto nel parco giochi perfetto. All'inizio, quando ci siamo andati per la prima volta, entrambi non avevamo assolutamente idea di cosa fossero, appunto, quelle grandi pareti, o l'arrampicata sulle grandi pareti. E quindi è diventata un po' anche la nostra, diciamo, la nostra scuola, dove a forza di sbatterci i denti, pian piano abbiamo iniziato
ad acquisire esperienza, a migliorare sempre di più e quindi negli anni abbiamo continuato o continuiamo a ritornarci per cercare dei challenge, diciamo, sempre un po' più grandi, che ovviamente con il passare del tempo cambiano. E per quanto riguarda la differenza con le nostre amate Dolomiti, bella domanda. Diciamo, dal punto di vista paesaggistico, secondo me le Dolomiti sono veramente difficili da battere. Abbiamo veramente la fortuna di abitare, adesso purtroppo non ci abito più, però in un vero e proprio paradiso. E dal punto di vista arrampicatorio, non solo il tipo di arrampicata è diverso, a Yosemite si arrampica principalmente in fessura, che è un tipo di arrampicata alla quale qua in Europa non siamo assolutamente abituati, quindi per noi all'inizio è stato proprio, abbiamo quasi dovuto rincominciare da zero, abbiamo quasi dovuto rimparare a arrampicare nonostante arrampicassimo già da oltre 20 anni. E poi un po' magari se si parla di ad esempio di El Cap, che è la parete, diciamo, un po' più famosa, questa parete di 1000 metri di granito perfetto, diciamo l'approccio che richiede è un po' diverso da quello che di solito si ha qua in Dolomiti, nel senso che per salire quelle vie, se si vuole salire in libra, di solito bisogna restare più e più giorni in parete, quindi c'è una, diciamo, la logistica è molto più complicata. Non bisogna focalizzarsi solo sull'arrampicata, ma anche appunto su tutte le tecniche per fissare i sacconi, per dormire in parete, eccetera eccetera. Quindi dal mio punto di vista, diciamo, l'arrampicata Yosemite è un attimino più complicata, più complessa, e dal punto di vista della sicurezza invece magari è un po' più semplice, è un po' più sicura, perché comunque il granito il più delle volte appunto offre queste fessure perfette che sono più facilmente diciamo proteggibili rispetto magari a della roccia un po' meno solida che troviamo in Dolomiti. Ovviamente anche in Dolomiti ci sono un sacco di eccezioni, come ad esempio la marmolada. Ci racconti che cos'è un portaledge e quali emozioni ti ha regalato? Il portaledge è appunto una specie di piattaforma o di tenda che si usa in parete, e appunto, come dicevo prima, nella maggior parte delle, per salire la maggior parte delle vie in libra su El Capitano, su altre pareti a Yosemite, bisogna restare più giorni in parete, e spesso proprio per la caratteristica della parete, che è molto, diciamo, verticale, a tratti strapiombante, non ha tantissime, in determinati punti non ha tantissime change, bisogna portarsi su, diciamo, una piattaforma sulla quale dormire, che è appunto il portaledge. Non è nient'altro che in pratica una struttura rettangolare di metallo con un telo tensionato tra questa struttura sulla quale si dorme, la si appende a una sosta, volendo c'è anche una tenda esterna, che è una specie di involucro per proteggersi dalla pioggia o dal vento o dal sole, e diventa, diciamo, la casa quando si è in parete. Tribe è probabilmente la via trad più difficile mai salita. Come sei riuscito a risolverla? Ci racconti questo tuo viaggio incredibile? La più difficile non lo so, però sicuramente quella alla quale tengo di più. Tribe è stato un vero e proprio percorso, è stato un po', mi piace definirla come lo specchio della mia evoluzione come arrampicatore trad, nel senso che un amico mi ha mostrato questo, all'epoca era un progetto, questa linea cadarese, proprio il primo giorno in cui sono stato in quella falesia, che era anche uno dei primi giorni in cui, diciamo, mi dedicavo all'arrampicata trad, quindi non avevo assolutamente idea di cosa fosse, ed ero, diciamo, un principiante allo sbaraglio. Però la linea mi aveva colpito talmente tanto che ho iniziato subito a provarla la sera stessa, e all'inizio mi sembrava una cosa completamente utopica, e innanzitutto perché non capivo come, se fosse possibile proteggersi, come, cioè, dal punto di vista proprio, diciamo, pratico, se fosse possibile salirla o meno. E con il passare del tempo
ho diciamo, acquisito più esperienza viaggiando molto in Inghilterra, in America ad esempio, e quindi pian piano ho iniziato ad essere diciamo, un arrampicatore trad un po' più completo, ho iniziato a vedere, a guardare quella linea con una, diciamo, da un altro punto di vista, con un'altra diciamo, attitudine, e questo percorso è durato quasi, mi sembra, 7 anni. Ovviamente non è che sono stato 7 anni sotto la via, però diciamo in un periodo spalmato su 7 anni sono poi riuscito a finalmente a salire questo piccolo grande sogno, diciamo. E per me appunto non simboleggia semplicemente una via difficile, ma proprio questa, diciamo, questa evoluzione come arrampicatore trad e come arrampicatore in generale. Ti sei innamorato in particolare dell'arrampicata cosiddetta trad o tradizionale, considerata anche la più pericolosa. Ci spieghi meglio in cosa consiste, per cosa si differenzia rispetto agli altri stili e perché ti affascina così tanto? Ma innanzitutto l'arrampicata tradizionale non è necessariamente la più pericolosa, nel senso, nell'immaginario comune di molti arrampicatori è appunto associata al pericolo, però non è sempre così. Si è affrontata appunto con le relative conoscenze, più delle volte è molto, molto sicura. L'arrampicata tradizionale non è nient'altro che l'arrampicata diciamo con una corda, assicurati con una corda, su vie che non presentano protezioni fisse, quindi senza speed. Bisogna salire e autoproteggersi con delle protezioni mobili, che possono essere i friend o i dadi, o insomma, poi ci sono 20.000 vari marchingegni, diciamo, per proteggersi. E quindi, diciamo, la cosa che mi affascina di questa disciplina è che non è semplicemente legato allo sforzo fisico, alla difficoltà tecnica, ma coinvolge anche diciamo un aspetto mentale, quindi bisogna riuscire a, il più delle volte magari quando si posiziona una protezione non si è molto, soprattutto all'inizio non si è sicuri se essa tenga o meno, quindi bisogna, si ha paura di cadere, bisogna riuscire diciamo a superare queste paure, questa paura e proseguire. Quindi diciamo l'aspetto mentale è molto molto importante in questa disciplina, ed è la cosa che mi affascina particolarmente, perché appunto non bisogna semplicemente essere diciamo allenati e forti abbastanza per salire diciamo la via che abbiamo di fronte a noi, ma dobbiamo appunto riuscire anche a confrontarci con le nostre paure, alle volte cercare di superarle, alle volte invece ascoltarle e tornare indietro, perché la paura comunque secondo me è un campanello d'allarme molto importante che va appunto ascoltato e rispettato. E quando appunto ho abbandonato il mondo dell'arrampicata, cioè non l'ho abbandonato, continuo ovviamente a arrampicare ancora in falesia, però diciamo quando ho spostato la mia attenzione più sull'arrampicata trad è stato appunto per questo desiderio di provare a fare qualcosa di diciamo un po' più complesso. A me piace definirlo come un gioco un po' più complesso rispetto all'arrampicata sportiva, al boulder, che è una cosa puramente personale, diciamo. A me interessa questa disciplina ad altre discipline. Arrampicare significa trascorrere il proprio tempo facendo qualcosa di inutile, senza ascoltare il ticchettio dell'orologio. Al contrario, la nostra società, figlia del capitalismo, impone di essere sempre iperproduttivi, ottimizzare il tempo al massimo, lavorare sempre di più e fare sempre più soldi. Quali sono le tue riflessioni su questo tema? È vero, l'arrampicata è una cosa, diciamo, dal punto di vista umanitario, completamente inutile. Però penso che sia per il singolo qualcosa di molto importante, nel senso che è un modo per ognuno poi arrampica per motivi diversi, chi per condividere semplicemente questa passione con altre persone, chi per riuscire a realizzare degli obiettivi, ci sono 20.000 motivazioni diverse, quindi secondo me è inutile, diciamo, in sé l'arrampicata è inutile, è vero, però per i singoli è qualcosa di molto molto importante. Per me ad esempio diciamo è il mio modo per relazionarmi col mondo, per
viaggiare, per esplorare, per crescere, per maturare come persona. Quindi è vero che è inutile da un certo punto di vista, però dall'altro punto di vista è qualcosa di estremamente importante per me. Nel corso degli anni, l'arrampicata si è trasformata per te da semplice sport a scuola di vita. È diventata un mezzo per imparare a crescere, per vagabondare ed esplorare il mondo, fuori e dentro di te. Ritieni che vivere la montagna a fondo e in particolare sperimentare l'arrampicata come stile di vita aiuti a costruire la propria consapevolezza personale? Per quanto mi riguarda, sì, dipende sempre, secondo me, da quanto insomma, ci teniamo ad arrampicare, quanto per noi l'arrampicata sia importante o meno. Per me, come dicevo appunto prima, è proprio il mio mezzo per relazionarmi col mondo. Quindi è uno sport, però di fatto è più una, diciamo, un mezzo appunto per crescere come persona. E la cosa che forse più mi piace nell'arrampicata è appunto il fatto che mi permette di viaggiare tantissimo e di relazionarmi con altre culture che se no non avrei assolutamente, diciamo, probabilmente non avrei avuto la fortuna e la possibilità di incontrare. Credo che ognuno abbia appunto nella propria vita una disciplina, una passione o un lavoro, una relazione che appunto gli permette di crescere come persona. E per me è appunto questo mezzo, l'arrampicata. Tra tutti i viaggi che hai fatto, qual è quello che ti ha emozionato di più? E perché pensi che viaggiare sia importante nella vita? Domanda difficile, ho avuto la fortuna appunto di vedere veramente molti, molti posti. Forse quello che mi ha colpito di più è stato, i due che mi hanno colpito di più sono state le due spedizioni che abbiamo effettuato in Pakistan nel 2021-22, perché appunto abbiamo avuto la fortuna di entrare a contatto con una realtà completamente diversa e di solito quando, diciamo, si va, o noi quando andiamo a arrampicare in un posto, comunque siamo molto, diciamo, focalizzati sui nostri obiettivi e abbiamo magari meno tempo per relazionarci poi con la popolazione locale. E lì in Pakistan invece abbiamo avuto veramente, anche a causa del maltempo, tantissimo tempo per veramente stringere amicizia con i locali e appunto relazionarci tanto con loro. E vedere come vivono in quel paese, come riescono, di fatto purtroppo sono, la maggior parte dei locali sono molto, molto poveri, ma vedere che sono comunque sempre tutti felicissimi, sempre sorridenti, sono sempre pronti a condividere quel poco che hanno, per me è stata veramente un'esperienza molto, molto importante. E appunto viaggiare secondo me è importante perché ci permette di vedere e di capire come altre persone vivono in altri paesi. Se non viaggiamo mai e vediamo sempre, diciamo, il nostro orticello ben curato, facciamo fatica a comprendere tantissime cose, secondo me. E avere la possibilità appunto di vedere come le realtà in altri paesi, in altri continenti, è veramente molto molto importante e ci permette appunto di comprendere meglio determinati meccanismi. Viaggia alla ricerca della linea perfetta, con il sogno di aprire una via capace di riassumere il percorso che hai intrapreso come arrampicatore. Quali sono gli altri tuoi sogni? Di sogni nel cassetto ne ho tanti. Il primo forse è quello di riuscire ad avere il coraggio di seguire le mie passioni fino a età avanzata. E l'altro sogno, diciamo, magari più corrente è quello di magari riuscire a far combaciare la passione per il parapendio con l'arrampicata, quindi riuscire in futuro a unire queste due passioni per riuscire a fare qualcosa di importante, diciamo, per me.
Come pensi reagirai quando non riuscirai più a salire le vie impegnative che scali oggi? Come ti vedi quando sarai più avanti con l'età? Ah, bella domanda. Mi vedo come una persona sempre attiva, spero di esserlo anche appunto in età avanzata. E, sicuramente non sarà facile, diciamo, accettare il decadimento fisico, però penso che l'importante sia riuscire sempre a concentrarsi su quello che l'arrampicata appunto ci permette di vivere, quindi per la passione in sé. E, già al momento l'impressione che negli ultimi anni diciamo la performance in sé abbia perso un po' di valore per me. Ritengo sempre più importante appunto avere la possibilità di fare determinate esperienze piuttosto che riuscire a fare una via estremamente dura. Ovviamente la motivazione per provare vie dure c'è sempre, però diciamo l'obiettivo in sé non è semplicemente fare qualcosa di durissimo, ma soprattutto riuscire a vivere una bella esperienza. Hai scritto un libro, L'impossibile è un po' più su, edito da Rizzoli, che racconta il tuo profondo amore per l'arrampicata e la community dei climber. Perché dovremmo leggerlo? L'idea di scrivere quel libro non è nata dal bisogno di condividere, diciamo, le relazioni, diciamo le vie fatte, ma voleva essere un modo per condividere quello che è stato il mio percorso come personale, diciamo la mia storia di ragazzino, di come mi sono avvicinato all'arrampicata e di come sono riuscito, diciamo, negli anni lentamente a trasformare questa passione anche in non necessariamente in lavoro, però come questa, diciamo, passione ha proprio determinato tutta la mia vita. Quindi volevo semplicemente raccontare questo percorso, e diciamo l'obiettivo era anche un po' quello di magari di motivare qualcuno a intraprendere la stessa strada, soprattutto, diciamo, di non aver paura ogni tanto a lasciare, diciamo, le strade ben battute per seguire invece quelli che sono i nostri sogni, che all'inizio magari possono fare un po' paura, però alla fine se abbiamo veramente il desiderio e la voglia di cercare di realizzarli, ci permettono appunto di realizzare tante cose a livello personale. La tua compagna è Barbara Zanger, considerata una delle scalatrici più forti e poliedriche del mondo. Con lei hai un legame fortissimo sulla roccia, come compagna di cordata, e nella vita. Pensi che un'intesa di coppia così profonda possa essere un elemento importante per vivere la montagna con serenità? O rischia di diventare una dipendenza che può portare a isolarsi? No, non penso che possa creare una dipendenza che appunto ci porta a isolarci. Nel nostro caso penso che sia una delle nostre fortune più grandi, nel senso che abbiamo la fortuna di non solo di condividere, diciamo, la nostra vita privata a casa, ma anche questa grandissima passione, quindi ci permette di viaggiare appunto insieme, di realizzare tanti sogni comuni, e soprattutto ci permette anche di comprendere magari un attimo meglio i desideri e i bisogni anche dell'altro, nel senso che facendo la stessa cosa comunque riusciamo a comprendere magari un po' meglio le motivazioni che stanno dietro a determinate scelte. Allora, ognuno penso che sia libero di vivere poi l'arrampicata come vuole, non è necessario avere, diciamo, un compagno o una compagna che faccia la stessa cosa, anzi, come detto, è una grandissima fortuna, alle volte può essere anche invece qualcosa di, anche, diciamo, c'è anche un lato negativo, nel senso che quando andiamo magari a fare alcune vie molto pericolose e siamo appunto legati insieme, se ad esempio Babsi si trova in una situazione, diciamo, pericolosa,
per me, diciamo, abbastanza, una cosa che è abbastanza difficile da accettare. Penso che per lei sia la stessa cosa. È brutto dirlo, però un conto è se il proprio partner di vita si trova in una situazione, diciamo, pericolosa, o se, tra molte virgolette, solo un amico si trova in quella situazione. Ovviamente sì, è una situazione completamente diversa, e ci è successo un paio di volte, e devo dire che quello è l'altro punto negativo di tutta la storia. Quali sono i tuoi prossimi progetti? I prossimi progetti sono un viaggio a Yosemite con Babsi, appunto. Torniamo nel nostro, diciamo, parco giochi preferito in autunno, e purtroppo abbiamo dovuto cancellare l'altro progetto, che era una spedizione in Pakistan per quest'estate, e non l'abbiamo cancellata, diciamo, l'abbiamo posticipata l'anno prossimo. Quindi l'altro obiettivo è sicuramente tornare diciamo in relativa alta quota, per cercare di aprire qualcosa di nuovo appunto in Pakistan. Chi sarà in una prossima ipotetica vita? Magari qualcuno di estremamente pigro, che è l'esatto contrario diciamo di quello che sono io. Io al momento ho sempre bisogno di muovermi tantissimo e di fare sempre 20.000 cose, e ogni tanto avrei proprio voglia di essere un po' più pigro, e di avere il coraggio di essere un po' più pigro. Quindi magari nella prossima vita non mi alzerò mai dal divano. Grazie mille, Jacopo. Grazie a voi. Dalla redazione del Dolomiti per oggi è tutto. Ringrazio le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguiti, e Climbia Radio per il supporto tecnico. Seguiteci sui canali social e sul dolomiti.it per riascoltare le altre puntate. L'appuntamento con Da Quassù è per la prossima settimana. Viva la montagna!